L'importanza appunto di questa mostra innanzitutto è quella di ribadire e consolidare ancora di più la collaborazione tra due istituzioni storiche importantissime come quella del Castello del Buon Consiglio di Trento e naturalmente il Museo Ferdinandeum di Innsbruck. Entrambi sono delle istituzioni che festeggiano l'una i 100 anni della sua fondazione come museo, il Ferdinandeum i 200 anni, proprio in questi tra il 23 e il 2024. Quindi è un'occasione anche per lavorare insieme, anche per festeggiare queste due tappe importanti. La mostra nasce appunto dall'idea del Ferdinandeum di portare extramuros, come si diceva, degli oggetti di particolare importanza, rilevanza, soprattutto legati al territorio trentino, e portarli appunto qua dove sono stati scoperti. E, la scelta della tomba del principe di Civezzano cade soprattutto per la sontuosità, l'importanza di questo reperto che da quando è stato scoperto nel 1885 ed acquistato dal direttore, allora direttore Franz von Wieser, è sempre stato esposto al Ferdinandeum e non ha mai lasciato il suolo austriaco, quindi è stata l'occasione di portarlo di nuovo nella sua terra di scoperta e porlo in relazione, in dialogo anche con altre tombe, come quella appunto della principessa di grande valore storico, proveniente altrettanto da Civezzano, e con altri oggetti e reperti conservati qui al Buon Consiglio, ma che creano una pendant appunto con quanto conservato da noi.